parte da Cossato, è così? Sì, questa sera presentiamo questo nuovo progetto, che è un progetto innovativo che cerca di adeguarsi a quelle che sono le nuove richieste dei cittadini, ma soprattutto anche delle attività commerciali. Soprattutto in questo momento di pandemia si sono stravolti degli equilibri che negli anni erano consolidati. È giusto che il Comune, grazie anche al supporto della Regione, dia ai commercianti l'opportunità di fornire ai cittadini dei nuovi servizi commerciali. Chiaramente con il supporto anche delle associazioni di categoria e anche con le associazioni del terzo settore, quindi un progetto direi a tutto tondo. Quando io ho salutato per me l'ingresso è stato amaro questa sera, perché io ricordo le battaglie del CIAC, quando qui c'erano 50, 60, 100 commercianti che credevano in queste cose. Adesso stasera non eravamo in 50 o 100, per carità, c'erano tutte le autorità costituite, però veramente se non ridiamo a questa comunità la gioia di partecipare, di collaborare, di aiutarsi e di commercializzare, ma non nel senso solo per vendere o fare 5 euro di utile, ma proprio per fare in modo che la gente venga qui a comprare a Cossato, tanto per essere chiari. Sì, il DUC è uno strumento importantissimo, già sperimentato in altre regioni d'Italia. Il Piemonte è partito nel 2021 e noi siamo, diciamo, in linea con la velocità, diciamo, necessaria. È un luogo di aggregazione, è uno strumento che serve ai commercianti, ma non solo ai commercianti, per progettare cose nuove per il commercio e per la città, in questo caso di Cossato. Abbiamo tantissime esperienze in Italia, ne stiamo già parlando anche qui a Cossato, le stiamo illustrando questa sera, e quindi è un momento importante anche perché poi questi progetti che verranno predisposti potranno o meno avere finanziamenti, e quindi anche la ricerca dei finanziamenti diventa un momento importante di questi distretti urbani del commercio.